edifici incendiati, quindi più o meno si parla di rifiuti. Qualità della vita a Roma. Qualità della vita a Roma, mi chiamano in tutti i quartieri, ovviamente non riesco a essere ovunque, però a proposito da chi Corpagnotta la settimana scorsa, con dei problemi su alcune linee, in particolare la 723, carenza di personale, ferie arretrate e una situazione di lavoro insostenibile. Sui rifiuti non c'è molto da aggiungere, ci sono dei dati drammatici, qua c'è però una corresponsabilità comune-regione, perché le competenze sono suddivise tra la Raggi e Zingaretti. Se si differenzia meno della metà dei rifiuti raccolti in Regione Lazio e se ne valorizza quasi zero, a differenza di tante altre regioni italiane, è chiaro che i cittadini pagano per non avere un servizio all'altezza. Quindi, come in tutto il resto del mondo sviluppato, comune e regione dovrebbero darsi un piano di smaltimento e valorizzazione dei rifiuti a impatto zero. Qua si aggiunge anche il problema di carenza del personale, il fatto che la Raggi è riuscita a cambiare 6 consigli d'amministrazione dell'azienda dei rifiuti in poco più di 3 anni, quindi siamo al collasso. Questo stesso impianto più di una volta si è fermato, quindi siamo in perenne emergenza, i cittadini pagano le tasse come tutti gli altri, quindi non si capisce per quale motivo non ci debba essere un servizio come c'è in tutte le altre città. Dalla raccolta firme a che tipo di battaglia fra loro? Poi c'è un sindaco che è anche attaccato dal suo partito, ci sono dei ministri di 5 Stelle che dicono che ormai la Raggi e l'amministrazione Grillina del Campidoglio sono un problema soprattutto per i cittadini, quindi spero che il prima possibile si faccia da parte, tornerà al suo lavoro di avvocato che sicuramente sarà brillantissimo, e i romani possano scegliersi un sindaco, una sindaca all'altezza. Qua siamo aggrediti da mosche, di solito ci succede con i gabbiani e con i topi, oggi c'è una fattispecie animale diversa. Sempre i romani la chiamano, non pensa di poter essere un buon sindaco. Ma perché i romani dovrebbero andare a pigliarsi un sindaco che è nato e residente a Milano? No. Penso che ci siano tante romane, tanti romani che amano, conoscono la loro città. Io penso ai tanti gruppi di lavoro della Lega, ai consiglieri di municipio, alle tante persone che si stanno avvicinando. No, l'unica certezza che ho è che il prossimo sindaco di Roma sarà di Roma, quindi non sarà di esportazione. Qua si esportano i rifiuti, non vorrei che si importassero sindaci. Scusa Salvini, che cosa sa di questo impianto? Che cos'è un TMP e esattamente perché stamattina è venuto qui a Roccacencia? Ci hanno invitato i lavoratori, teoricamente bisognerebbe valorizzare il differenziato, perché più di una volta ci si segnala che anche la cosiddetta differenziata poi finisce tutta nello stesso pentolone, e quindi mi piacerebbe vedere come viene valorizzato effettivamente lo sforzo e il lavoro dei cittadini romani. Spero di poterci entrare. Spero. Non serve esattamente a valorizzare il differenziato. Ci sono 2 catene, una per valorizzare il differenziato e l'altro per dividere quello che poi potrà essere usato come indifferenziato e quello che invece rimane indifferenziato. I cittadini di questo territorio da anni sentono promesse poi mantenute, spot propagandistici che parlano appunto di questi impianti da destra a sinistra. C'è un po' il sospetto che anche stamattina si sta facendo la stessa cosa. No, ma io non vengo a promettere niente. Non prometto aperture o chiusure se non sono in grado di mantenerle. Vengo a visitare da senatore della Repubblica e quindi da dipendente pubblico chiamato dai lavoratori e dai cittadini un impianto che a detta di molti è a rischio collasso. Punto. L'unico modo per risolvere il problema rifiuti a Napoli e a Roma, perché Lazio e Campania ahimè sono accomunate, è valorizzarli e trasformarli in energia e in calore. Come in Regione Lombardia ci sono 13 termovalorizzatori. Quella sarebbe la soluzione anche per Roma? Una parte della soluzione è sicuramente quella. Una parte. A Copenaghen hanno inaugurato da poco, c'è andata la Raggi in visita, spero che l'abbia anche visto, oltre che vedere la Sirenetta, un termovalorizzatore ultimo modello con una pista da sci sopra. Quindi o sono cretini danesi o sono incapaci gli amministratori che si sono susseguiti a Roma e nel Lazio, perché puoi differenziare quanto vuoi. In Veneto il tasso di differenziata arriva al 74%. Se qua siamo al 46% vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, e di questo 46% poi vorrei vedere quanto viene in concretezza valorizzato come differenziato e quanto invece viene buttato nello stesso pentolone. Eravamo qua anche per questo. Cioè, spero che. Ecco, fatemi dire che sarebbe la prima volta nella mia attività in tanti anni
Io visito depositi di servizio di trasporto pubblico, carceri, discariche, cantieri aperti, sarebbe la prima volta che mi dicono no, tu qua non entri. E in un momento di emergenza rifiuti come questa sarebbe una scelta assolutamente strana da parte peraltro di un amministratore delegato nuovo, la cui competenza sui rifiuti è pari a quella del signore che sta passando adesso, mi sembra di aver capito leggendo il curriculum. Poi magari sarà un genio, però preferite comunque ad entrare nuovamente. Chiederemo, chiedere è lecito, rispondere cortesia, ovviamente non sfondiamo i cancelli, ma chiederemo se è possibile entrare a vedere che cosa c'è dentro, anche perché Roma si avvicina a un venerdì nero e diciamo che la Raggi è riuscita anche in questo record. Però prima condivido quello che molti 5 Stelle ormai dicono anche ufficialmente, prima si fa da parte meglio è. Lei pensa che le parole ieri del ministro Spadafora, che ha praticamente scaricato la Raggi, possa essere il preludio di un accordo anche su Roma tra PD e Movimento 5 Stelle? Facciamo votare gli umbri domenica e poi lunedì ne riparliamo, perché l'unione di due sconfitti non porta una vittoria di solito, quindi abbiamo provato, io lo dico come utente, i romani come residenti, si è provato Marino, è andata come è andata, si è provata la Raggi, è andata come è andata, noi stiamo studiando. Senta, c'è in questo momento la fiducia sul decreto che contiene anche il nome sui Roma, che tipo di atteggiamento avrà la Lega anche dopo? È un decreto folle. Se mette a rischio 15.000 posti di lavoro di operai in Italia è un decreto da matti, che peraltro ci danneggia nel mondo, perché se si tolgono le garanzie che erano state già previste l'anno passato ai proprietari delle acciaierie, qualunque investitore straniero dice io in Italia non ci vengo perché mi approvano una legge un anno e me la cancellano l'anno dopo. Quindi spero che ci ripensino, peraltro stanno ritardando di ore l'arrivo in aula, perché mi risulta che stiano litigando anche sul terremoto e sugli ostelli della gioventù. Mi mancava il litigio sugli ostelli della gioventù, che io ho frequentato da giovane, però al governo dovrebbero essere un po' più seri. Se danneggiano Ilva, se mettono a rischio i posti di lavoro Ilva, che io ricordo è Taranto, ma è anche Novi Ligure, e anche Genova, ci facciamo sentire. Ok. Posso? Noi come? A chi lo chiediamo? Senza possibilmente essere investiti da chi entra e da chi esce. Ragazzi, raso, chi ha messo la macchina in seconda fila, stanno prendendo le parti per l'introduzione di pubblico servizio. Addirittura, grande. Addirittura. Date la addirittura. Interruzione di pubblico servizio. Sti cazzi. Allora, venerdì. Io sono in Umbria.